Cuore giallo blu, il presidente Antonio Forni. Torino finisce la sua regular season vincendo 91-78 contro Trapani, una buona Torino, però adesso abbiamo anche gli esiti dei playoff e degli abbinamenti. È uscito fuori dal cilindro, visti i risultati contemporanei di Verona-Ferentino e Trento-Biella, un simpaticissimo Biella-Torino. È un buon risultato o desta preoccupazioni? Perisco la prima parte della domanda. Il risultato odierno ci fa piacere, non dando più due punti perché abbiamo visto una bella squadra. Se giochiamo così vinciamo contro qualsiasi avversario, quindi non c'è una vale l'altra. Non nascondo che magari personalmente forse avrei preferito un altro avversario e avrei evitato il derby al primo turno, non perché abbia paura di Biella come avversario, perché obiettivamente era meglio andare a giocare altrove, è vero, giocare con Verodi in casa naturalmente. Sicuramente questo vuol dire in parole poveri, forse magari anche in termini di incasso, giocare il primo turno senza fattore campo, e vuol dire che se vogliamo andare avanti tutti i turni noi dovremo andare a vincere una partita fuori. Un attimino, noi vinciamo le prime due fuori, noi vinciamo 2-0 a Biella e vinciamo la terza. Mi spiace, se poi insistete, volete vedere tre partite in casa, vabbè, ne vedremo una, magari vediamo. Ma io sono convinto che possiamo vincere tranquillamente anche a Biella. Indubbiamente Biella forse è l'unico, io credo che Biella sia l'unico palazzetto di Lega 2 dove il fattore campo ha qualche incidenza. Sinceramente per gli altri, negli altri casi, Trento, Verona, Veroli, giocare dentro o fuori non fa nessuna differenza secondo me. Biella indubbiamente un certo peso, ma comunque Biella non è, voglio dire, non è come giocare a Belgrado contro l'Olympiacos, ha un pubblico molto caldo, però sicuramente non farà la differenza. Aggiungo che anche Torino ha un fattore campo importante, visto se non altro statisticamente i risultati. Quindi anche il campo di Torino è un campo dove incide maggiormente le vittorie rispetto alle sconfitte. Sicuramente, noi abbiamo un grande tifo, questo è importante, tifo insomma, che poi per la verità i nostri tifosi ci seguono anche in trasferta, però sicuramente non siamo soddisfatti del pubblico, quest'anno voi sapete benissimo che abbiamo battuto ogni record, quindi siamo ben soddisfatti. Speriamo di continuare, di avere off, speriamo di avere sempre tutto esaurito. Il presidente ha fatto il suo pronostico, l'avete sentito, è anche vestito di viola, quindi contro ogni scaramanzia. Noi non ci resta, noi ci seguiremo, sentiremo ancora il presidente Antonio Forni partita dopo partita, a partire da domenica, ore? Beh, domenica o 20:30? È possibile, non l'ho guardato. No, perché è possibile? Devo ancora guardare, ragazzi. 20:30 a Biella. Biella, Torino, un grande risultato per il basket piemontese, vinca il migliore. Esatto, sicuramente, cioè Torino. Però a parte tu gli scherzi, siamo soddisfatti perché che il Piemonte ha delle belle realtà. Noi pensiamo a Torino, logicamente. Presidente, come stiamo fisicamente? Prima di lasciarti andare approfitto. Sì. Ma guarda, l'unica nota dolente di questa stagione, voi sapete, sono gli infortuni che ci perseguono dall'inizio alla fine. E non è fare del vittimismo. Io ho sempre detto, siamo l'unica squadra che non ha fatto una pre-season. Di fatto l'abbiamo fatto l'inverno, la pre-season. No? E continuano a perseguirci. Adesso se avete visto al mio fianco, c'era Cuba ancora con le stampelle. Sarà un miracolo recuperarlo adesso in breve per i playoff. Domani hanno risonanza, speriamo bene, poi vi terremo informati. Basta seguirci, Cuore Giallo Blu, l'informazione arriva il secondo dopo l'evento. Ciao a tutti.